E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sulla serie Timelapse. No, scherzavo, ovviamente nella serie Entra in Team. Però sì, de sto periodo no, che c'ha pa quel migol de sole un po' sulla testa, che le ven fuori i primi caldi. Se spera che venga fuori un po' de sole, perché acqua che ne sta assai, mi prego sempre per tutti che la vaga ben, perché se ne sente di tutti i colori. La c'ha pa un po' de sole sulla zucca, no? E cosa il dit? Metenzò ancora serre, ma che serre? Quelle famose che avevo presentato, che le fa fora aloe, bonsai, capucci rossi, fiori fiorati, ma non solo, anche un'altra serra in più che fa proprio fiori e basta, quindi floricoltura. E appunto, vabbè, bisogna migliorare un attimo la zona, quindi tor via dei pannelli solari che dopo ho messo una scorca che se tocca dentro, perché ovviamente gira dentro il sole, non ho pensato, quindi leggere modifiche verranno fatte, non so se le ho filmate, ma non solo, ovviamente anche a Mercatin del Zobia, chi a Trense fa il giovedì il mercatino, non so nei vostri posti, ma più o meno un diva all'altro, o del Zobia, o del Vendolo, o del Sabo, o addirittura anche la domenica, insomma no, domenica forse no, a parte le feste così. Posiziono vari punti vendita, perché tante di queste mod che posiziono ancora, ma anche prossimamente, lega bisogno dei diversi punti vendita. Qua con la map Object Hider, netto via, netto fora, tiro via un po' di staccionate, tiro via un po' di alberi, tiro via un po' di robe, e posiziono un altro punto vendita, Kindo che è il supermercato, quindi cari miei, sta mappa la sto piegando ai miei voleri, quindi l'Erlengrat che me la sognavo de not quando doveva venire fuori Farming Simulator 22, visto che Gavosa ha fatto un piccolo mega spin-off di una serie, pseudo serie in Trentin, di cui gon bel ricordo quando mi domanda che bel ricordo Gat, la più bella serie, e me la domanda l'altro di Intel Vlog, e mi sono stata talmente mona da desmentegarmi e de dir e citar quella serie lì, perché la mia aveva veramente impegnata tanto, ero riuscito, secondo me, con le mod che era allora sul 19 a creare una bella ambientazione del Trentino. Ovviamente, entro 25 episodi ero arrivato anche a spalare una nef, qua in 150 concordo a girare il calendario. E non vedo l'ora perché è anche la sede del comune, che non fa l'an passà, piena dei mezzi comunali, Unimog, Man, Merlo, tutti arancioni, c'è cioè proprio dentro un arancione lì che, cioè, non si sa dove lo tira fuori, quindi attenzione che non vedo l'ora di arrivare anche lì. Ma intanto ancora siamo qua appunto per creare sta zona floricoltura, serra, ciamente che come volè. Quindi oramai devo farla grande, devo fare altre zone. Non potevo stare in la zona qua a fianco, quindi crompa anche l'altro camp de fianco, mettelo a terra non coltivata, quindi vede sto terreno qua generico, e sistema chi è il meglio possibile. Il meglio possibile per chi? Sì, per me, per farvi l'episodio, per voi per guardarlo, e anche per i cari amici abbonati che gazà l'opportunità di richiedermi il salvataggio, o quei che diventerà abbonati e che mi aiuterà in tutto ciò. Come al solito, ve dico così, come si dice, ciao rotondo, non sono il tipo in sé che piace domandare, però se vi domando, ovviamente che è un bisogno, quindi, come dire, con poco, con veramente poco, se in tanti, potete veramente cambiare le sorti del canale, ma soprattutto del Nico. Vabbè, quindi chi ha orecchie per intendere, intenda, gli altri in roulotte, ci fa piacere ovviamente. Che è tutta una sequenza di abbonamenti, un sacco di vantaggi per voi, deghe no ciada, e feme pur sto gran regalo che mi ovviamente mi vengo sempre incontro con aiuti di ogni sorte sul gioco, sulle mod, sui salvataggi, sui video dedicati, su sorpresine, anche regaletti per i livelli, quelli proprio estremi, e per chi è anche da tanto ovviamente iscritto e abbonato soprattutto, ecco. Quindi pensate su che farese content ovviamente una persona e anche così fuori dai denti, fai anche a vivere. Ma detto questo, tornando ovviamente a tutto quello che ho creato, spero di aver creato qualcosa di interessante. Come al solito all'inizio in ogni time lapse par di fare robe brutte, difatti mi non sono mai contento, anche sono lì che il fago, perché dico sarà il bel, sarà il massa l'arc, se che starà, se riuscirà a fare le manovre, se quei che domanderà il salvataggio sarai soddisfatti di questa zona, che piacerà, la c'ho un milione di domande in testa. Però dopo pian pianel, quando vado avanti con le modifiche,
quando ho finito di sistemare tu quel che vuoi, quando ho messo un sacco di decorazioni, quando finalmente torno a ridecorare, mettere un po' di verde, perché si sa che tengo anche al verde ovviamente, quindi prima si distruggo tutto, metto asfalto, giara ovunque, però dopo come vedete torno sempre alla terra, torno sempre al verde rilassante e san, fa un camalani, quindi devo rifare anche la strada. Però che ritorno, vuoi fare ste zone, vuoi che sia un po' di piante, cespugli, alberi, perché secondo me gli dà veramente vita. La Sartu così, sa una roba un po' infame, che era la canzone famosissima del buon Adriano Celentano Nazionale, dove c'è strade e cemento, lì com'è che era il ragazzo della via Gluck, insomma, che non è più il verde, no, il verde deve essere che ancora, perché chi... Vabbè, finché sei nel zoc mi posso anche asfaltare dappertutto, ma chi ogni tanto se asfalta e se fa deturpazioni della natura in do che non serve, invece in do che è da regolare tender a piante e varie robe, fondi di qua, fondi di là, non fermi entrare nelle polemiche, però chi a seconda volta, chi ha orecchie per intendere, intendere, in do che serve invece... Correre gedre un attimo la natura e ovviamente stare attenti, perché non si può lasciare giungle che cresce e faga dopo danni quando magari viene acqua dal cielo e fa ancora più danni, ecco, capime. Quindi l'indo che è da fare le robe fatte bene, invece l'indo che è da fare parcheggi ai centri commerciali, a lighe sempre posto per batter fuori piante, guardare le sfarzo tutto. Chi per fortuna, ripeto, se niente in gioco, però ragione. L'altro dio di una bella frase che ho ovviamente sentito un giro, non la fago mia perché l'ho sentuta, però dopo che l'ho sentuta di questa le mia, come ho detto in tel vlog, spero sempre che qua che sia non persone che la pensa come me, ma persone che come me pensa, quindi che se vuol zen con il cervello acceso, attivato, perché dopo ognuno ha la sua idea, ognuno ha il suo... perché ognuno ha il suo spirito critico, però tutti deve avere, come dire, il suo senso di vedere cosa succede e ragionare che sopra le robe, quindi spero sempre di trasmettervi anche questo, che per me reputo un gran valore di questi tempi, che oramai tutti omologati, tutta si ragiona tutti con quel che non fa di tutta l'erba in fascia ovviamente, però tanti, ecco, non tutti, è giusto dire tanti, così ragiona per sentito dire, siamo bombardati da notizie, uno ti dice una roba, allora bon, deve essere quella la verità e non si va mai a indagare, insomma è un po' così, no? Comunque vabbè, dai, finite sto time lapse, vedete che sono arrivato appunto a rinvigorire, rinverdire un po' le zone, che significa anche che le è un po' più vecchie, quindi cerco sempre anche un po' di sì, partire dalla parte nuova, però una fonte di gente vicina di case vecchie, zone vecchie, quindi l'ideale è che all'inizio, che era magari la zona qui con la casa dei mattoni, col pra, con la casetta, dopo pian pianin si è cresù verso l'esterno, verso le strade, verso un piazzale più ampio, si è posizionato in questa ipotetica storia che gadreo, le serre e tutte le robe in più, quindi ogni zona se guardi sopra vedete che la gana parte di gente vecchia più una nuova, a volte magari le zone banalmente vecchie, a volte magari le zone completamente nuove, però certe zone, ripeto, le parte dalle radici de roba un po' vecchiotta, che dopo pian pianin le sa espanse, se così si vuol dire, sì, a zone più moderne, insomma più ampie, con capannoni più grandi eccetera. Le decorazioni non le può mai mancare, perché secondo me all'occhio sia di vedere il gazer, come dico sempre, che è il casino, così roba disordinata, ma è anche roba di vita vissuta, roba che esiste, e anche un colpo d'occhio come colore mal non fa. Quindi cari miei, abituate, perché arriverà una serie di video pieni di timelapse, ovviamente anche con una parte de gameplay, adesso la zona l'animo, e quindi vedrei cosa ho sistemato e come arrivo lì, quindi buon proseguimento. E cari ragazzi, niente, adesso ovviamente il nonno si gode, il ciapa la sua ape alla velocità della luce, mi penso che qua se manca poco che ciapo le 88 miglia all'ora e torno sul Farming Simulator 17, grande citazione del Ritorno al Futuro, che dopo secoli sono arrivato a vederlo, ma vabbè, e basta, entri in questa zona, che chicche nelle chicche, perché ovviamente cosa succede? Qua è parcheggio per il pubblico,
e quindi devo star chino po' donar e do che voi mi dappertutto. Da verzen le spondine e fin i floricoltori della serra, i paroni. Intanto faccio vedere che ho anche all'estio messo un po' di mezzi idonei, tra l'altro guardate anche qua. Comunque con le vederla in time lapse, con le vederla, come dire, strada facendo, insomma, magari le più bella, magari le più brutta, non so. Fatto sta che, insomma, le più a misura umana e vede che allora certi scorci gli è forse un po' più bei. Devo dire che sono soddisfatto come al solito. Spero sempre che qualche dun la bina su sta mappa e la droppa de pu de mi, perché in realtà le zone le fago, ma dopo non le vardo pu come saveno podo sta che dirò a tutte le impossibile. Per fago vedere anche sta mod qua, sì, ok, l'è un po' esagerato che il nono abbia alza su tutto in palle de roba, ma che so fiori, no, che so lastre de piombo, ragazzi. E attenzione che il nonno, senza farsi mal, se spera, guardenchi se ne ha una, perché mi pare che sa già sloga un par de brazzi. Finalmente l'esta bonde, forse, eccolo qua, finalmente l'esta bonde inviarsi dai, via. Dai, va là. E guardense il nonno, l'è bravo a far misterotti de fino, però non si sa, perché chi che tutti sti argagnotichi dei misteri che i par bei, ma dopo in realtà come al solito i se nasconde dreo delle robe brutte e dopo me ribalto, me fago mal. Difatti eccolo lì che se fa mal. Ma che, oh, boh, di gente che torna un'altra volta, no, perché adesso è Nico, come dire, l'ha deciso che il deve cargar su quel benedetto Bancalli, in qualche maniera deve portarselo a casa, quindi vede in sé, invece che con le maniere belle, con la forza bruta si risolve qualcosa. Intanto vede in chi come la funziona col discorso di alzare o sbassare il mulet, perché non mi ricordo più. Perfetto, l'era con un comando che non avrei mai detto, però vabbè, così noi ne sistemiamo qua dritti. Tra l'altro il trigger non era quale, mico meschi il bancal al testo posto, quindi non ste agitarve che non è così complicato, insomma, almeno. Bom, qualcosa mi è risolto, sono contento, soddisfatto, felice come una Pasqua, anche se l'ha preso Nadal. Fiori non ha accettato qui ovviamente, però vabbè, non è quello il problema. Guardiamo chi deve ribaltare l'ape, forse dovresti infargela, forse no, non si sa se il bancale è più grande del casson, cioè secondo me non che sta, no, il che sta giusto, quindi proviamo a fare le robe fatte bene. Se i trigger de mo è, come dire, onesti, dovresti riuscirge. Spero di non ribaltarmi dopo con l'ape, perché può succedere anche quello, ragazzi. Scampen va là da qua, visto che l'è nata ben. E basta, mi ve saluto. Che sommi che più che vago avanti, più malani può succedere. Ma a parte questo, come al solito, spero di avervi, non so, fatto vedere un qualcosa di bel. Spero di aver combinato qualcosa di bel. Quindi spero di essere meritato, non so, un like, un'iscrizione, un abbonamento, vede voi. Come al solito vi saluto e vi ringrazio ovviamente, fei bravi, e ne vediamo presto in qualche altro video. Ciao a tutti, ragazzi!